siamo all'interno di una delle sale del comune di Ferrara per questa mostra bellissima di attrezzi e macchinari agricoli, una mostra a cura del gruppo modellisti ferraresi voluta dal cavalier Franco Ragazzi proprio in onore di Augusto Ori, defunto ma uno tra i fondatori dell'Associazione dei Modellisti e ideatore e creatore di questi modelli che oggi possiamo vedere. Sì, abbiamo voluto subito acconsentire ecco, la realizzazione di questa mostra appena il presidente Franco Ragazzi, che ricordo sempre molto volentieri perché è stato anche campione, quest'anno abbiamo fatto i campionati italiani di modellismo ed è una persona molto, molto capace e insieme a tutto lo staff del gruppo dei modellisti, e soprattutto navale. Invece la proposta che ci ha fatto era quella di poter esporre questi modelli appunto che sono miniature di attrezzi agricoli appunto in onore della scomparsa del socio fondatore, quindi di buon grado è subito accolto e insieme anche al sindaco abbiamo deciso e dato l'opportunità di farla nel cuore del municipio. Per quanto riguarda in realtà la mostra che parla da sola, è una mostra di grande spessore, di evocazione storico-culturale del nostro territorio che ricorda tutte le attrezzature, le miniature agricole e le attrezzature che si usavano appunto una volta e che Augusto Ori ha riportato con grande minuzia di particolari e con grande professionalità. E quindi ringraziamo ovviamente anche la famiglia, oltre che il gruppo modellisti che ci ha fatto la richiesta, ma anche la famiglia che l'ha messa a disposizione prima di metterli a dimora e quindi di conservarli in un altro comune. Questa mostra, assessore, tra un po', dopo che sarà finito il periodo espositivo a Ferrara, passerà ad Ambrogio di Copparo. Sì, queste sono le nostre intenzioni, tanto più che io ho incontrato personalmente il signor Ori e quindi non tanto tempo fa, perché poverino è deceduto nel frattempo, e quindi con lui eravamo rimasti d'accordo e veramente con tanto piacere di poter portare nel suo comune, quindi ad Ambrogio, comune di Copparo, questa mostra permanente che questo voleva dire dare una riqualificazione al territorio di Ambrogio. Okay, anche con la possibilità di poter far conoscere tutte quelle che erano le macchine agricole del tempo anche ai nostri ragazzini. Sono in compagnia di Addis Abeba, la moglie di Augusto Ori e del figlio Gian Pietro. Un ricordo particolare che ovviamente lei ha del suo papà? Ma quando non riusciva a trovare il modo per riuscire a fare i modellini, che si impegnava di tutto, cioè, certe volte dopo c'era lei che subentrava, che gli dava una mano. Infatti qui nei modellini un buon 40% è un aiuto anche suo.